in maniera pianificata, per esempio. E lo stesso vale anche con le lampade, tramite il DALI è possibile sapere le ore di funzionamento e pianificare interventi di manutenzione. È possibile andare a monitorare tutto lo stato degli interruttori, quindi scattati, eventuali interruttori in trip, piuttosto che lettura delle grandezze elettriche all'interno del quadro tramite acquisizione dei multimetri e degli analizzatori di rete. E gestione e eventualmente integrazione anche di fonti rinnovabili come la gestione del fotovoltaico piuttosto che la geotermia. Ci è capitato di fare un sistema free cooling basato sulla falda acquifera. E quindi sì, diciamo, la piattaforma di supervisione tipicamente viene realizzata in accordo con l'utente finale, la committenza, perché per le caratteristiche che vi ho detto prima è altamente flessibile e noi preferiamo svilupparla e adattarla sulla base di quello che ci chiede il cliente per lo specifico progetto. Abbiamo una base di partenza standard, ma che può essere rielaborata. Per chiudere l'ultima parte sull'efficientamento energetico, volevo mostrarvi per chi anche qui non la conoscesse, qualche piccola, veloce, diciamo, spiegazione riguardo la normativa europea NE 15232 sull'efficientamento energetico. Vediamo che naturalmente sono definite, quattro classi energetiche per quanto riguarda gli edifici e naturalmente ciò che varia da una classe all'altra è il livello di automazione presente all'interno dell'edificio. Qui vediamo per quanto riguarda il controllo del riscaldamento che per passare da una classe D a una C è necessario un controllo automatico centralizzato, poi indipendente in ogni zona. Per passare a quella successiva fino ad arrivare controllo automatico in ogni zona con controllo presenza e comunicazione per arrivare alla classe A. Questo cosa significa appunto? Significa che per passare di livello fra le varie classi è necessario introdurre logiche di efficientamento e automazione all'interno delle infrastrutture. Facciamo un altro esempio. Per il controllo delle schermature solari, controllo manuale, quindi di fatto su e giù, magari anche con la cinghia, fino a controllo combinato, illuminazione a cavo AC e schermature solari, per arrivare alla classe A, quindi un sistema come quello che vi ho appena presentato, che va a dialogare sia lato a cavo AC, quindi termoregolazione, sia lato controllo, illuminazione, misura della quantità di luce all'interno degli ambienti e in parallelo gestione delle schermature solari. Vediamo che la norma definisce anche dei parametri di risparmio energetico per quanto riguarda le varie tipologie di edificio. Magari dopo con questa tabella, se siete curiosi, potete anche provare a fare degli esercizi se conoscete, diciamo, i parametri di massima di edifici con cui interagite. Allora, vediamo che per il riscaldamento e il raffrescamento, vediamo le percentuali di risparmio, e queste sono appunto definite dalla norma, nel passaggio da una classe all'altra. Quindi se prendiamo gli hotel, per esempio, passando da un sistema di riscaldamento senza automazione ad uno con il massimo livello di automazione, come quello che abbiamo letto prima sulla tabella che definiva la classe, abbiamo un risparmio del 48%, per un ospedale del 34% e così via per tutte le tipologie di edificio. Per quanto riguarda l'energia elettrica, i risparmi sono leggermente minori perché di fatto la parte di termoregolazione è una di quelle più energivore e anche più ottimizzabili.
Energia elettrica tipicamente si intende, diciamo, illuminazione prevalentemente, e anche qui i risparmi maggiori si hanno sugli uffici, sulle scuole, ad esempio sugli ospedali meno perché tipicamente le luci stanno accese per più tempo sempre e così via. Quindi di fatto questo per dire cosa? Cioè, i messaggi che sono passati sul primo video, quindi il fatto che comunque ci fosse un ritorno dell'investimento, che ci fosse una riduzione dei costi di esercizio, comunque è definito anche tramite standard europei, non è solo uno slogan, è possibile fare anche delle valutazioni di efficientamento. Allora, questi fattori di risparmio sono stati calcolati dalla norma su base statistica. Cosa vuol dire? Di fatto, per andare a calcolare quanto si risparmia, ci sono due strade. Una che è analitica, ovvero mi metto lì con tutte le formuline di fisica tecnica, di termodinamica e vado a considerare tutte le variabili dell'edificio, ma è un calcolo veramente, veramente difficile. Oppure chi ha scritto la norma ci ha fatto il favore di andare a prendere un campione per categoria di edificio e vedere mediamente con questi sistemi quanto riescono a risparmiare e ha riportato questi valori di riferimento. Quindi, di fatto, comunque, anche se in maniera approssimata, un risparmio c'è e un calcolo del ritorno dell'investimento di massima si può fare. Poi, se si sbaglia di un anno, 2 anni su 7-8 anni, va bene, l'importante è che ci sia comunque. Ok, ora lascerei la parola a Giulia per parlare di casa aumentata e sistemi di automazione appunto per il residenziale. Sì, di nuovo buongiorno a tutti. Vedete il mio schermo? Perfettamente, Giulia. Ok, scusami, c'è però qua. Sì, buongiorno. Allora, io appunto adesso vi parlerò della parte più legata all'ambito residenziale. E quindi a come ABB porta questi concetti di scalabilità e modularità anche su contesti che invece sono sicuramente meno complessi, ma hanno bisogno di essere gestiti e soprattutto hanno bisogno di essere in qualche modo legati al cliente e ai suoi bisogni. E poi una seconda cosa di cui parlerò è un gancio commerciale che noi stiamo sicuramente rilevando in questo momento sul mercato e che potrebbe essere probabilmente molto utile anche a voi. La soluzione di ABB di cui parlo si chiama Casa Aumentata, è basata su un sistema proprietario e sull'interazione di vari prodotti della famiglia prodotti di ABB che vedete diciamo in questa slide. Qui vedete riportato un esempio di architettura di quella che per ABB è casa aumentata. Che come si può vedere insomma dalla parte alta va a rispondere a diversi bisogni che noi categorizziamo come energia, comfort e sicurezza. Entrando nello specifico, vedete che nella parte centrale c'è un sistema di home and building automation che si chiama ABB Free at Home. In questo caso si tratta di un sistema proprietario, quindi non di un sistema aperto come il Connex, quindi predisposto in questo caso a dialogare con degli specifici prodotti ABB, ma non solo, e tramite questo si riesce appunto a far dialogare tutto il sistema. Nello specifico vedete che è aperto al dialogo anche con Amazon Alexa, Google Home, Philips, alcuni marchi di elettrodomestici connessi e le casse Sonos. Sulla parte sinistra vedete la parte un pochettino più legata all'energia e quindi l'inverter fotovoltaico RF2 di Fimer che dialoga nativamente con il nostro Free at Home e i sistemi di ricarica in corrente alternata Terrace Wallbox. Sulla parte destra
tutta la parte invece legata più alla sicurezza e quindi al sentirsi sicuro nella casa propria, no, per il nostro cliente, sia dal punto di vista dell'antintrusione ma anche degli allarmi tecnici. E vedete, il sistema di videocentrofonia Welcome M è la parte più legata alla sicurezza e allarmi tecnici che ha degli security home. Ora vi lancio una domanda prima di passare alla prossima slide. Sapete se i sistemi di home building automation sono coperti da un qualche incentivo e se sì quale? Vi lascio magari un po' di tempo per iniziare a rispondere sulla chat. Ok, vedo che qualcuno dice non so. Beh, non siete timidi. Secondo me c'è qualcuno che ha informazioni sull'argomento. Non credo direttamente. No, ok. Allora, parto io. Diciamo che il lancio commerciale di cui vi parlavo prima, soprattutto in questo contesto, è legato all'ecobonus o comunque ai vari incentivi e ai bonus che sono previsti, insomma, dalle normative. Qua vi riporto una tabellina che va a riassumere i bonus presenti al momento. Quali sono gli interventi trainanti, quindi gli interventi necessari al fine che si applichi uno di questi bonus che vedete indicati in rosso, quali sono invece gli interventi che vengono trainati da questi interventi principali e invece ce ne saranno alcuni che sono quelli più chiari, indicati in grigio chiaro, che non sono inclusi in alcune casistiche. Ad esempio, per il bonus 110% sappiamo che gli interventi trainanti dal punto di vista dell'efficienza energetica sono impianto di climatizzazione a condensazione a pompa di calore e isolamento termico. Questi due interventi, o anche uno solo di questi due, si portano dietro loro il 110% e in più lo riportano anche su altri interventi come i sistemi di home and building automation di cui abbiamo parlato fino ad ora. Per riportarlo sul tema legato proprio ai nostri prodotti, e quindi alle nostre soluzioni, in particolare i due interventi legati alla climatizzazione e all'efficientamento energetico, dove per efficientamento energetico si intende coibentazione, quindi tutto ciò che riguarda il cappotto termico, sono loro il 110% in 5 anni e si portano dietro una serie di interventi come la Home and Building Automation, in questo caso sia la parte di Free at Home che abbiamo visto essere quella proprietaria più legata al mondo residenziale, ma anche il Connex, che è quello di cui invece ha parlato Francesco, che è aperto, i sistemi di ricarica per le auto elettriche e la parte di inverter più accumulo. Questo vale sia per unità monofamiliari che per i condomini. C'è poi una terza categoria di interventi trainanti che è l'antisismico, in questo caso appunto sono incentivati gli interventi di messa in sicurezza sulle zone più a rischio in Italia, in particolare quelle categorizzate come zona 1, 2, 3 e si portano dietro però soltanto lavori legati al fotovoltaico, quindi nel nostro caso potrebbe essere la soluzione di inverter più accumulo. Ci sono poi delle categorie di prodotti che, anche se non sono fatti in abbinamento agli interventi trainanti, hanno comunque degli incentivi ad essere date, in particolare per la parte di home building automation legata all'efficientamento energetico c'è il recupero del 65% in 10 anni, per gli altri componenti dell'impianto elettrico come, qua vedete esempi di videocitofonia, la parte di colonnine, l'inverter e la parte di impianti di sicurezza, in questo caso il recupero è del 50%. Vi rimando poi a una sezione su Studio ABB in cui queste cose sono approfondite e potrete trovare insomma informazioni più di dettaglio riguardo queste tematiche. Ok, allora vi ringrazio intanto per l'ascolto.
spero che gli argomenti siano stati interessanti e di vostro gradimento. Adesso diciamo, il mio invito è quello di darci la possibilità di avere degli incontri, brevi incontri one to one per capire le vostre esigenze specifiche sulle vostre particolari opportunità, per permetterci di darvi un supporto nella progettazione di questi interventi che siano magari più legati alla parte di cui ha parlato Francesco, o comunque invece la parte più residenziale, per creare poi insieme quelli che sono gli edifici aumentati del futuro. Ora lascio la parola ad Alessandro perché vi racconterà, insomma, vi spiegherà nello specifico come si potrà accedere a questo ambiente. Vi anticipo soltanto che appunto avrete la possibilità di prenotare degli slot di circa un quarto d'ora per parlare con noi e mostrarci le vostre opportunità. Ok, grazie Perfetto, Alessandro. grazie Giulia, grazie mille. Ecco qua, in questo momento nella chat trovate un link che è lo stesso che vedete nella slide, che è quello di Calendly. Attraverso questo Calendly cosa potete fare? Potete praticamente prenotare in modo automatico, appunto come diceva Giulia, un appuntamento personale, appuntamento personale che deve servire ovviamente ad approfondire i temi trattati da Francesco e da Giulia stessa. Vi si aprirà, come vedete, partendo da sinistra, una agenda. Dovrete selezionare la data. Vedete, ci sono delle date: il 18, il 23, il 24, il 26, il 30 per quello che riguarda novembre, poi l'1 e il 4 per quello che riguarda dicembre. Selezionate l'orario che più vi va bene, ovviamente, e confermate. Vi si aprirà una nuova maschera, questa che vedete sull'estrema destra, dove dovrete rispondere a alcune domande. Dovete lasciare il vostro nome, l'email, il telefono, dire qual è la vostra, diciamo così, professione, quale tipologia di applicazione vi interessa di più e come gradite essere contattati. Automaticamente riceverete una mail con tutti i dettagli e il giorno scelto, appunto, all'ora stabilita, potrete semplicemente cliccare su un link ricevuto nell'email di conferma per avviare la video call con gli application engineer di ABB e potrete in questo modo approfondire tutti i temi che sono stati trattati in questo webinar. A questo punto vi invito ovviamente a formulare le vostre domande, se ce ne sono, di carattere generale, direttamente a Giulia e Francesco, se sono disponibili ovviamente a rispondere. Sicuramente Giulia, se hai visto la tua provocazione ai nostri partecipanti, no, sui tipi di incentivo, se vuoi dire due parole in più, perché vedo che alcuni continuano ovviamente a chiedere approfondimenti da questo punto di vista, qualche parola in più sugli incentivi sarebbe molto interessante averla. Sì, allora, diciamo che siamo stati sintetici, perché il tempo effettivamente non era moltissimo. Io quello che posso dire, in aggiunta a quello che vi ho già raccontato e che potrete andare anche un po' a leggere meglio sul nostro sito, è che è un tema che noi stiamo vedendo essere abbastanza in fermento in questo momento. Ci sono molte richieste, ammetto anche di persone che giustamente si stanno iniziando ad informare, stanno cercando effettivamente di capire che cosa fare e quali interventi, quali interventi possono rientrare. Nel nostro caso specifico, appunto, vi invitiamo, insomma, a andare a vedere la nostra pagina, tutta la parte di Human Building Automation che è legata all'efficientamento energetico, quindi faccio qualche esempio sulla domotica, funzionalità che vanno a gestire magari la termoregolazione, piuttosto che la gestione della luce, sia per quanto riguarda proprio la luce artificiale, ma anche i serramenti sono comprese proprio perché rientrano in quello che è definito come efficientamento energetico dal punto di vista elettrico. C'è anche una forte spinta sul mondo della mobilità elettrica, che vabbè, è un mondo che in generale sta avendo in questo momento una forte spinta e molte persone si stanno informando proprio perché comunque è un po' il futuro e anche in questo caso è incentivato. La parte coperta dal super bonus, ma in realtà
anche la parte coperta dal solo 50% nel caso in cui non ci fosse l'intervento principale, insomma, che abbiamo visto essere il cappotto termico o la climatizzazione. In quel caso lì la copertura arriva fino a un massimo di 3.000 euro, sono comprese anche la parte di installazione e adeguamento della potenza, e quindi sono sicuramente tematiche che in questo momento conviene approfondire, anche se possono non essere esigenze imminenti, ecco. Questo è un po' quello che mi sento di dire. Poi non so se ci sono domande più specifiche. Marco chiede se avete applicato in concreto delle configurazioni building management su capitolati reali Superbonus 110 che rendano sostenibile l'intervento tenuto conto dei massimali dell'eventuale cessione del credito. Allora, su capitolati nello specifico no, cioè, o meglio, bisognerebbe capire che cosa intende, però stiamo lavorando ad esempio ad alcuni progetti di cui però non posso dire magari proprio i dettagli, che sono orientati proprio a fare un'offerta con dei partner legata all'ecobonus. Ok, eventualmente Marco. Francesco, sento che... La domanda era, abbiamo individuato delle categorie di prodotto che ne rientrano, che rientrano in questo super bonus? Sì. Ok. Facciamo rientrare anche la webcam di Francesco. Parlava di quadri economici e conclusi. La specifica di Marco Maria era, si riferiva a quadri economici conclusi. Quadri economici conclusi, quindi immagino pacchetti, prodotti. Credo sì. No, non nello specifico, ecco, a questo punto. Sicuramente stiamo però collaborando, insomma, come dicevo, con alcune realtà che si occupano di proporre interventi legati all'ecobonus. Sì, tipicamente noi entriamo a progetto svolto, cioè nel senso, noi quello che possiamo fare è dare supporto ai progettisti nella stesura dei progetti, ovviamente per quello che ci compete, quindi per quanto riguarda la parte di automation e la parte di impianti elettrici. Per questo abbiamo nel territorio comunque tutta una rete di persone che sono tipicamente gli application engineer e